Caparbietà, entusiasmo, serietà, impegno, esperienza, umiltà, forza di gruppo, obiettivi e ruoli ben precisi. È ciò che traspare dalle parole dei due presidenti Diego Porro e Michele Zullo durante la presentazione ufficiale della Vissariano alla città. Un binomio voluto da tutti i componenti della società, giovani, entusiasti, dinamici e intraprendenti. Una giusta miscela alla guida di una società calcistica anch'essa giovane, ambiziosa e nello stesso tempo consapevole delle difficoltà a cui si andrà incontro. È stato emozionante rivedere insieme tanti amici e tifosi che hanno fatto la storia del calcio arianese. È inutile nasconderlo, la voglia di tornare presto in Serie D si respira chiaramente. E chissà che non possano avvicinarsi a questo progetto nuovi soci ed imprenditori. Grande emozione in una grande manifestazione. Speravamo in questo successo e niente, un grazie a tutti per la partecipazione. Siamo veramente emozionati, speriamo di continuare ad avere emozioni anche nel corso del campionato. L'ho detto e lo ripeto, è un lavoro fatto dietro le quinte, un lavoro molte volte oscuro, non giudicato per quello che era l'importanza del lavoro stesso. Oggi ci godiamo questa giornata e ripeto, spero di godere anche in campionato. È stata una serata riuscita, era quella che volevamo e siamo molto contenti, c'è un sacco di gente. Speriamo di aver creato un po' di entusiasmo già da stasera e vediamo come sarà il prosieguo. I progetti sono tanti, speriamo di fare bene, speriamo nell'aiuto del pubblico, delle autorità politiche e quant'altro. Noi ce la mettiamo tutta. Una società, come abbiamo potuto vedere, che ha diverse persone, quindi c'è tutto un lavoro di squadra, potremmo dire. C'è un grande lavoro, c'è bisogno di tante persone, noi abbiamo trovato le persone giuste e stiamo facendo un gran lavoro tutti quanti, fatto per bene.